Al via il tour estivo 2014 del gruppo folk dei Calavria, dal titolo Marine Sud, che nei prossimi mesi animerà le piazze di molti comuni del sud Italia. Atmosfere tradizionali ma con il tocco di magia tipico delle nostre musiche e delle nostre danze, è uno spettacolo emozionante che mira a coinvolgere in prima persona anche gli spettatori. Sede prescelta per la prima tappa di questa avventura, il Cineteatro Siracusa di Reggio Calabria, che ha fatto da cornice all'evento, organizzato in collaborazione con l'associazione Kiwanis Club International, tutto dedicato alla musica come forma di solidarietà. L'incasso della serata è stato infatti devoluto in beneficenza per la causa della prevenzione delle forme di tetano neonatale estremamente diffuse nei paesi in via di sviluppo. Allora, parte oggi da Reggio Calabria, dal Teatro Siracusa di Reggio Calabria, questo nostro tour estivo 2014 dal titolo Marine Sud. Io ringrazio in modo particolare di questa serata che è in beneficenza il Kiwanis di Reggio Calabria, che abbiamo sposato insieme questa causa benefica, appunto, e ogni anno ci coinvolge così serenamente per chi ha ancora più bisogno di noi. Certo, per un gruppo soprattutto che ha nel cuore l'anima soprattutto di continuare a non far morire i nostri valori, che sono la fondamentale esistenza, diciamo, del nostro futuro. Noi insistiamo con grande, siamo testimoni oltretutto di questa tradizione, per cui vogliamo che tutto il popolo del sud Italia possa continuare a sperare su questi nostri valori, a non essere contaminati, soprattutto perché per creare un futuro sereno c'è bisogno di guardare a quel passato che è stato quello dei nostri padri, ancora prima dei nostri nonni. Questa sera, grazie appunto al sostegno di Calavria, del gruppo musicale Calavrie, abbiamo raccolto circa 1.500 euro che saranno destinati appunto al service internazionale per salvare 1.000 persone, cioè 1.000 mamme e 1.000 bambini. Quindi tutto ciò è importante perché praticamente ci pone, diciamo, a livello sia locale sia internazionale come ente, come organizzazione che tutela sia l'infanzia sia la famiglia.